Buongiorno, bella gente! Benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Ho perso il conto se è il quinto, il sesto, il settimo, non lo so, perché sto registrando dei video a raffica, quindi praticamente ogni volta vi dirò buongiorno, benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Non è facile registrare un video al giorno, anzi due al giorno, per appunto poterli mettere in ogni giorno di dicembre. Però ci sto provando perché comunque è bello. Allora, ho portato i bimbi a scuola, tutti e tre. Sto a casa, ho appena lavato a terra e ho fatto il bagno. Mi devo fare il secondo letto. Sto da sola perché Pietro, ahimè, ha bucato. Quindi è andato a cambiare le gomme alla macchina. E quindi niente. Adesso io finisco di fare qua. Scendo e vado un attimo a piedi da OVS. A piedi da qua ci vuole un po' di camminata. Perché devo prendere un pensierino per un bimbo speciale, veramente speciale in tutti i sensi, che ha invitato Christian al suo compleanno, sabato sera, però senza di me, cioè insomma senza genitori. La mamma prende la pizza e ha invitato 5-6 amichetti, giusto, e più, diciamo, quelli che voleva, insomma, questo bambino, Mattia si chiama, e Mattia è un bimbo speciale, quindi devo andare a trovare un regalo altrettanto speciale. So che gli piacciono i maglioni e quindi vado da OVS e vedo un attimo che cosa trovo. Va bene, allora finisco di fare qua questo letto e vi porto con me da OVS. Come qua sto andando. Il tempo, è strano. Comunque devo fare circa 20 minuti di camminata per arrivare a OVS a piedi, che sta proprio dall'altra parte della città. 20 minuti camminando veloce. Però lo faccio apposta perché, ragazze, voi sapete che io devo camminare. Ecco anche Pietro, mi ha raggiunto Pietro. Ho camminato poco. E vabbè. Ecco, sto da OVS. Oh yes, sempre con i lavori. Abbiamo comprato il regalino a Mattia, eccolo qua. E poi ho preso pure, vabbè, a casa vi faccio vedere, due magliettine, per una per Cri, una, no, una per Alessio e una per Elena. Sto prendendo la mia piccoletta a scuola. E abbiamo recuperato anche Elena, eccola. Con chi sei uscita? Con lo? Lolella, Lorella, sarebbe una bidella che è pazzamente innamorata di Elena. Lolella la chiama. Adesso sta mangiando qualche biscottino e poi andiamo a casa. Non riesco mai, cioè più che altro non posso fare molti video né nel Conad perché c'è la guardia e non vuole che si riprenda. Non ho capito perché, vabbè. Cioè, non ho capito perché non si possono fare video. Vuoi andare a Burger King? Elena, vuoi andare al Burger King? Cioè, assurdo. Senti, ti porto sabato, va bene? Che andiamo a accompagnare Cristian un compleanno e ti porto a mangiare il panino, va bene? Va bene? Ok, Elena va andare al Burger King. Comunque non riesco a fare né un video al Conad. Né un video quando prendo Elena, non li posso fare a scuola. Per privacy. Ho chiesto alla bidella solo una volta, sono riuscita a farlo, ma mi ha detto di no. Anche se nel corridoio c'era solo lei, però mi ha detto di no. E vabbè, ci ho provato. Ve la volevo far vedere quando esce da scuola, è troppo carina. E vabbè. Noi adesso andiamo a casa, andiamo a preparare da mangiare. Devo fare il pane, Pie. Ce l'abbiamo pochissimo, semmai oggi lo impasto e vediamo se farlo domani, insomma. Sabato, vabbè, abbiamo la pizza, oppure mo vediamo, mangiamo qualcosa fuori, perché tanto dobbiamo portare Christian a questo compleanno di questo bimbo alle 7 e noi intanto che lo aspettiamo, vediamo. O accontento Elena, insomma, vediamo. Vabbè, comunque stiamo facendo un attimo il giro più lungo perché Pietro deve fare una commissione. Andiamo a casa, cuciniamo, mangiamo, i compiti. Sempre le stesse cose. Però va bene così. Questa è una vita. Ti fa male la gola? E mangio, dai, poi ti do un Nurofen a casa. Vabbè, ci vediamo a casa. Eccomi a casa. E vi faccio vedere che cosa ho preso da OVS. Vabbè, una felpa per Mattia, questo bimbo.
Poi ho preso, vi faccio vedere, giro la fotocamera. Allora, lupetto rosso per la recita di Alessio. Cristian ce l'ho già trovato. Per Elena questo maglioncino tutto rosa. Sempre per Alessio, poi ho preso un maglioncino così, diciamo, bianco, senza tasche, perché lui odia le tasche. E quindi, ecco, 15 euro l'ho pagato. E questi sono stati i miei tre acquisti di OVS. Poi ho fatto una scappata veloce al Conad, dove ho preso, finalmente l'ho trovata, le zucchine queste mi trovo benissimo a cubetti, le uso direttamente, le lavo e le cucino, insomma. Allora, eccole queste qua. Poi cosa ho preso? Ah, le mele, erano terminate. Fusilli integrali, spaghetti integrali e un pacco di fettuccine, diciamo, queste all'uovo. Ok, della marca Masi che vado a fare oggi a pranzo per i ragazzi. Allora ragazzi, sono andate in live e ho cucinato in live, quindi vi faccio vedere il risultato finale. Allora, queste sono un po' di penne, pennette, con il ragù bianco, quindi un po' di olio, sale, spicchio d'aglio, carota e vino bianco. Quindi ecco qua. E qua ho fatto un pochetto di sughetto, che ci vado a condire la pasta di Alessio. Eccola qua. Quindi ci metto un po' di parmigiano e mi condisco questa pasta. E mamma mia, con una mano è un po' difficile. Sì, amore, Elena ha mangiato i tortellini, tutto a posto. E per me mi sono fatta un po' di cavolfiore, praticamente a minestra con le farfalle, la pasta integrale, le farfalle. Quindi questo andrò a mangiare. Adesso in piatto vi faccio vedere. E buon appetito! Nel frattempo Alessio è uscito da scuola, sta male. Mannaggia la miseria. Allora, salto temporale al pomeriggio, dopo aver... non te lo prendo, non ti preoccupare. Dopo aver fatto, mamma mia, un pomeriggio di compiti. Ragazzi, io vi stacco, cioè vi chiudo il video, vi stacco, non è una live. Chiudo il video, vi abbraccio forte e ci vediamo domani con un prossimo Vlogmas. Un bacione grande e grazie a tutti. Ciao! Ah, dimenticavo, prima di chiudere questo video ho avuto la splendida notizia che è uscito un altro caso di streptococco in classe di Alessio. Ahimè, domani mattina lo porterò a fare il tampone, speriamo di no, ma dubito, ho false speranze. E niente, mi darebbe proprio noia perché lo streptococco è rognoso, però che dobbiamo fare? Va bene, adesso vi saluto sul serio e ci vediamo domani con il prossimo Vlogmas. Ciao a tutti!